che il mondo si accorge solamente quando le cifre dei morti travalicano i 3, 4 zeri. Io credo che anche quando si uccide una persona è già tanto. È un massacro continuo, è un massacro che non è iniziato negli ultimi 11 mesi della rivolta del popolo siriano. Dico popolo siriano perché ci sono arabi, curdi, assiri, turcomanni e tutte le componenti tutti i componenti del popolo siriano. Non è una rivolta solo degli arabi siriani. È un massacro che è iniziato già da molti anni. Da quando questo governo, tra l'altro bassista come quello di Saddam Hussein, sta al potere e guidato prima dal padre di Bashar al-Assad, ora di Bashar al-Assad. Spero quando andremo in onda con questa intervista, diciamo il già presidente Bashar al-Assad. Questo eccidio è iniziato anche una ventina di anni fa con il massacro della città di Hama, sotto l'occhio del mondo, ma nessuno parlò perché gli equilibri politici della regione medio orientale richiedevano totale silenzio, richiedevano che questo governo, questo regime continuasse. E credo che sono gli stessi equilibri, purtroppo, che portano disequilibri, posso chiamare, non equilibri, che stanno portando al massacro attuale e non si sa fino a quando continuerà questo massacro. Spero che il mondo riesca finalmente a dire basta, perché il continuare di tirarsi l'occhio dall'altra parte vuol dire più morti, più sangue e purtroppo vuol dire il precipitarsi nel baratro della guerra civile. Tutto quello che va al di fuori del cosiddetto modello che tutti aspiriamo, la democrazia è un disequilibrio. Quello che è stato creato nel Medio Oriente era il risultato della politica di tira e molla tra Occidente e l'ex impero sovietico. Tutti quanti abbiamo pensato che con la caduta del muro di Berlino nell'89, della fine di questo bilateralismo o il dualismo della divisione del mondo potesse finire, ma ci illudevamo? Forse sì, ci illudevamo perché non è stato creato nulla per riportare i popoli in primo piano. Siamo rimasti sempre andare avanti, cioè siamo andati avanti sempre con la logica del passato in uno scenario nuovo che richiedeva maggiore attenzione alla richiesta della libertà, maggiore attenzione ai diritti dell'uomo, maggiore richiesta alla formazione di società che si basano sul diritto. Lo Stato di diritto non è una semplice poesia che i popoli inneggiano. Lo Stato di diritto è un modello di vita dignitosa per i cittadini, dove la legge è uguale per tutto, per tutti. In questi paesi, dalla Mauritania fino all'Iraq, fino all'Iran, fino all'Afghanistan, fino allo stremo oriente, non c'è diritto dell'uomo, non c'è dignità e non ci sono possibilità che la sovranità del popolo conti qualche cosa. Se non si riequilibria questa situazione, rimarremo sempre come se fossimo seduti su una barile di tritolo che potrebbe esplodersi in qualsiasi momento. C'è una bellissima scena del film di Danny Stanovich, No Man's Land, la scena finale, quando il combattente o il soldato, non importa da che parte è, rimane sdraiato su una tavola dove c'è una mina. Appena si muove, esplode tutto e uccide tutti quanti. Il film finisce lì. Noi siamo in quella situazione. Non so chi avrà la possibilità di scavare nella profondità per sminare la situazione. La Lega Araba
è un organismo che si chiama Lega degli Stati Arabi. Lega degli Stati Arabi è stata intesa, questa definizione, per 50 anni da coloro che hanno governato il mondo arabo come lo Stato fosse il governo che regge il paese. Quindi gli equilibri tutti quanti, le soluzioni, i rapporti sono stati scritti o portati avanti in base a questa definizione, in base a questo concetto. I popoli non hanno mai contato. L'unica occasione, la prima, unica occasione, sono state molte occasioni che la Lega Araba dimostri di essere la comunità dei popoli arabi o dei paesi arabi. Ha sempre fallito nell'affrontare le situazioni ed è l'unica occasione che possa dimostrare di trasformarsi, la possibilità di trasformarsi è stata questa. E anche qui ha fallito, perché il tentennare nella decisione di portare avanti una soluzione che io non ce l'ho personalmente, ma chi ci sta lì e guadagna anche milioni di dollari presi dalla tasca dei cittadini arabi, deve portare avanti una politica vera. Anche qui hanno fallito, perché se siamo arrivati a quasi 10.000, probabilmente saranno anche di più, morti, la maggior parte di questi sono bambini e donne e vecchi, anche qui hanno fallito perché non sono riusciti a portare avanti una politica o una proposta, perché continuare a mandare avanti e indietro i cosiddetti controllori della commissione di controllo non serve a nulla. Parrebbe dal mio discorso che io volessi un intervento. Io sono contro l'intervento. Sono stato contro l'intervento militare in Iraq, sarò sempre contro l'intervento straniero, però non si può lasciare quella gente che ha solo le unghie a morire ogni giorno. Uso un'analisi non mia, ma di un altro collega che ho intervistato e mi ha detto che i governi dittatoriali nei paesi arabi per questi 50 anni avevano davanti due lampioni: la classe media, i partiti laici, democratici, liberali, e dall'altra parte la moschea. Sono riusciti a rompere il lampione o la lampada di quella parte di questa società, ma non sono mai riusciti ad avvicinarsi alla moschea. Ora, la moschea non come credo religioso, perché tra i laici che sono stati soppressi nel mondo arabo ci sono musulmani di tutte le etnie dell'Islam, ci sono cristiani, ci sono gente non credente e gente credente. Però la moschea è stata utilizzata, strumentalizzata da una parte della società, che sono i fratelli musulmani, che sono i fondamentalisti, che sono i duri, che sono i salafiti. Tutti quanti hanno goduto della protezione dell'istituzione religiosa e molte volte arrivavano durante i disastri, vedi i terremoti che sono stati in Algeria, in Egitto, altrove, loro arrivavano con il loro sostegno materiale spicciolo prima che il governo arrivasse, e allora hanno avuto la possibilità di strutturarsi nella società e poi hanno utilizzato il messaggio religioso, che ha un dominio totale sulla mentalità araba e sul cuore degli arabi. Attraverso la religione puoi arrivare dappertutto, bisogna vedere come utilizzi lo strumento religioso. Ci sono molti conflitti dentro i gruppi religiosi o cosiddetti dell'Islam politico, che sta cominciando a prendere quasi il dominio totale di tutta la striscia che parte dalla Turchia fino ad arrivare al Marocco. Io una volta l'ho chiamata la striscia verde, che sta venendo lì. Era una cosa inevitabile, perché queste forze c'erano i più attivi
nella società araba. Questo è un imbuto che bisogna passare, è un imbuto doloroso. Non credo personalmente che tutti coloro che hanno vinto le elezioni credano nello strumento che li ha portati al potere, cioè la democrazia. Credo che molti di questi probabilmente lavoreranno contro la democrazia, lavoreranno per stare sempre lì e reinstaurare un'altra dittatura, però può esserci anche qualche cambiamento, specialmente io conto molto sui giovani, perché nella piazza Tahrir, quando è scoppiata la rivolta degli egiziani, i fratelli musulmani potevano contarsi sui 20-25% della piazza. Molti di questi qua erano i giovani, perché la vecchia militanza che ora ha preso il potere in mano non era a favore della rivolta, ma ha cavalcato la rivolta e, avendo più strumenti per arrivare alla popolazione, ha potuto vincere almeno nella prima fase. Continuo a dire che non hanno vinto gli islamici, hanno perso gli altri, perché gli altri non sono organizzati, non hanno gli strumenti, continuano ancora a pensare alla propria piccola bottega anziché pensare al bene comune del paese, non si sono ricompattati e non hanno creato ancora i partiti, perché la democrazia va avanti con i partiti, non con movimenti o gruppetti o solo con la società civile. Tutti questi sono dei ruscelli che portano l'acqua al fiume della democrazia, ma se non c'è un partito, un programma politico, non puoi andare avanti. Non credo che la cosiddetta primavera araba sarà una primavera fiorente, ma comunque ha creato un necessario cambiamento, perché non se ne poteva più con questi regimi e bisognava che qualcosa cambiasse. Sta all'Occidente come aiutare queste società a trasformarsi. Uno, come aiutare le forze laiche e democratiche di questa società. Due, avere un dialogo anche con i cosiddetti partiti di estrazione islamica, perché non è detto che sono monolitici oppure sono impenetrabili. Sono forze della società che ci sono, purtroppo, e se crediamo alla democrazia bisogna che anche loro abbiano il loro posto, la loro posizione. Però bisogna dialogare per portare questo cambiamento verso un lido molto, diciamo, rispettoso del diritto del cittadino arabo.